Buongiorno dal TG Med. Paura all'alba di oggi a Misilmeri, dove un incendio è divampato in una palazzina in corso Vittorio Emanuele. L'edificio di tre piani è stato avvolto rapidamente dal fuoco e dal fumo. Alcuni residenti, per sfuggire alle fiamme, sono saliti fino al terzo piano e sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco attraverso i balconi. Due persone sono rimaste intossicate dal fumo, soccorse dai sanitari del 118, sono state condotte poi in ospedale. Sul posto anche i carabinieri, si sta cercando di risalire alle cause del rogo. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di beni per la famiglia di imprenditori Bosco, sei componenti della quale erano stati fermati il 25 febbraio scorso nell'ambito dell'operazione della polizia denominata Money Lender. In quell'occasione vennero arrestate 24 persone con le accuse di estorsione e di usura. Il sequestro di oggi è stato disposto dal Tribunale di Catania. L'indagine portò alla scoperta di un giro di prestiti da oltre un milione e mezzo di euro a imprenditori, commercianti e artigiani a tassi d'usura che arrivavano al 140%. La politica. Ieri sera l'Assemblea regionale ha completato l'esame degli articoli della riforma delle province. Manca a questo punto soltanto il voto finale, che è previsto per martedì prossimo. L'assetto dei nuovi enti, cioè dei liberi consorzi di comuni e delle città metropolitane, è però ancora lontano dall'essere definito. Le competenze in particolare verranno stabilite nel dettaglio in un'altra norma che dovrebbe essere approvata entro i prossimi sei mesi. Soddisfatto il presidente Crocetta, che ha detto: dopo l'approvazione definitiva martedì prossimo potremo avviare la discussione sulla ricomposizione della giunta. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo di inchiesta, al momento a carico di ignoti, per la frana del costone roccioso in Viale della Vittoria. A coordinarlo sarà il procuratore capo Renato Di Natale. Le indagini vengono condotte dalla polizia. Già ieri la scientifica ha effettuato dei rilievi, inviando poi la relazione in procura. Intanto la Protezione Civile, i tecnici del Comune, i Vigili del Fuoco continuano a lavorare in Viale Vittoria. Gli ultimi sopralluoghi hanno evidenziato che non ci sarebbero ulteriori cedimenti verso valle, anche se la frattura del costone rimane molto grave. Fuori casa ci sono 63 famiglie che sono state sgomberate dagli edifici. Rimangono i presidi anti-sciacallaggio sul posto. I vigili del fuoco ieri hanno accompagnato per qualche minuto alcuni dei residenti negli appartamenti per recuperare beni di prima necessità. Il caso di Valentina Salamone, la 19enne trovata impiccata in una villa di Adrano nel luglio del 2010. Secondo il legale della famiglia, sotto una scarpa della giovane ci sarebbero tracce del sangue di Nicola Mancuso, l'uomo di 30 anni che venne arrestato con l'accusa di omicidio e poi scarcerato l'anno scorso. L'avvocato Dario Pastore ha quindi presentato un'istanza di riapertura dell'incidente probatorio nel procedimento che riguarda proprio Mancuso. Una commessa di Ragusa, Elisa Cataldi, di 32 anni, rimasta gravemente ferita in un incidente sulla Ragusa Catania domenica scorsa vicino a Francofonte, è morta dopo un'agonia di 5 giorni. La ragazza si è spenta a Palermo, dove era stata ricoverata in rianimazione. La donna viaggiava da Catania verso Ragusa su un'auto guidata dal marito, che si è scontrata frontalmente con una Ford Focus. Nello scontro sono rimaste ferite altre due persone tuttora ricoverate. Tornano in piazza oggi a Palermo i lavoratori della GESIP, una manifestazione indetta dai sindacati autonomi. Il corteo è partito da Piazza Croci e ha sfilato lungo Via Libertà per arrivare fino a Piazza Pretori. I lavoratori sono tutti in cassa integrazione, ma da due mesi attendono lo stipendio. Secondo il sindaco Lulu Corlando, il blocco è determinato dal commissariamento dell'INPS. Le somme, ha detto Orlando, sono già state trasferite, si aspetta soltanto una firma che potrebbe arrivare già entro la giornata di oggi. Disagi oggi per chi vola a causa dello sciopero di 4 ore dalle 12.30 alle 16.30 proclamato dai sindacati dei lavoratori aeroportuali della FILT, FIT, Wiltrasporti, UGL e Legea.
Per questo potrebbero verificarsi ritardi o alcuni voli potrebbero essere soppressi negli orari interessati dallo sciopero. La GESAP, che gestisce l'aeroporto di Palermo, ha comunicato che saranno garantiti i voli per le isole minori e quelli minimi previsti nella fascia di sciopero. Per il momento ci fermiamo qui, l'informazione torna però più tardi. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.